E bella a tutti ragazzi, sono Fede e bentornati qua in un mio nuovissimo video. Ragazzi, è Natale oggi, questo video perlomeno dovrebbe, teoricamente, spero, uscire a Natale. Comunque ragazzi, questo è un video un po' particolare perché è uno speciale che racchiude un po' sia Natale che Capodanno. Questo è un video totalmente speciale, come ho appena detto, perché farò un griff precisamente al mio mondo, perché così mi sembrava un'idea molto carina e divertente da fare. Quindi partiamo subito. Bene, eccoci nel mio mondo, mi sono preparato una chest piena zeppa di TNT da usare. Bene, direi che mi sono riempito tutto l'inventario e direi di partire da casa mia, insomma la prima costruzione che ho fatto in questo mondo che si trova esattamente qua. Quindi raga, di TNT ce ne abbiamo a valanghe, quindi direi di iniziare a metterne a valanghe davvero, senza badare a quante ne stiamo mettendo, perché tanto ce ne abbiamo un'infinità. Bene, possiamo continuare qua dietro, direi di metterne anche un po' qua, perché è importante metterne, così che facciano esplodere tutto quanto. E continuiamo qua vicino al laghetto. Allora, qua c'è l'acqua, quindi l'acqua blocca un po' le esplosioni e questo è un problema, però se ne mettiamo tante teoricamente dovrebbe funzionare. E dovrebbe arrivare fino a qua. Qua c'è la casa degli archi creata da Roby. Insomma, questo sarebbe anche un po' un tour, diciamo, del mio mondo. E anche per quello che mi piace fare sto video. Almeno facciamo una specie di ricapitolage, comunque, di quello che abbiamo costruito in questi 2 anni, alla fine, più o meno. Sì, che sono in questo mondo. Ed è molto bello da fare, insomma, per il 2020, un buon inizio. E una bella fine per il 2019, insomma. Sto letteralmente coprendo, la casa degli archi di Roby. E sarà molto felice di vedere questo video, immagino. E continuiamo qua nella nostra super mega farm di pesca. Mi sto facendo i muri da solo. Questa è una delle costruzioni più utili che ci sia mai state nel mio mondo, perché senza di questa non avrei potuto avere tante delle mie armi che vedete adesso nell'inventario, super overpowered. Quindi è una costruzione molto importante del mio mondo. Direi comunque di continuare qua. Qua c'è l'enchanting room. Perfetto, questa sarà molto divertente da farle esplodere, perché è una zona praticamente principale, troppo importante del mio mondo. E entrando direi che la possiamo piazzare tutto dentro qua, anche se ho messo tante torce, quindi gli spazi sono pochi. Comunque possiamo riempire tutto quanto, ragazzi. Già i primi 3 stack se ne sono andati, quindi per dirvi quante TNT sto mettendo. Poi tanto l'esplosione tutta la vedrete in replay mode, molto più bella, senza lag, ed ecco tutto molto più figo. Comunque vi faccio vedere come riempo, perché mamma mia, se mi sto divertendo, porca miseria, vedere il mio mondo esplodere. Sarà sia divertente che anche un bel colpo, perché ecco, non è una delle cose più belle del mondo vedere il proprio mondo, per l'appunto, esplodere in un mega botto. Vabbè, qua la farm di concrete, quella che ci trasforma la sabbia in concrete. Continuiamo, e qua una delle parti più importanti del mio mondo, direi i sotterranei che hanno segnato il mio mondo dall'inizio, insomma, della sua creazione. Stanza degli iscritti, la dobbiamo riempire, deve essere devastata di TNT, non me ne frega niente. Anche qua un bel devasto ci deve essere. Benissimo. Portale del Nether, vi dico, il Nether non lo grifferò perché effettivamente non ho ancora costruito niente di interessante. Qua mi sono dimenticato di coprire con della stone un circuito in redstone. Va bene così. Continuiamo comunque. No! No, 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 no,
no, raga. No. No. No, no, raga. No. No, è esploso tutto. No. Vabbè, raga, ok, ho fatto un fail di quelli colossali, lo so benissimo. Ma, hey, va bene così. Questa parte è stata devastata. La prossima vi cerco di promettere, perché non prometto se poi non è vero, che la farò bene. Ecco, scusate, non volevo fare sta roba. No, è esploso tutto. Vabbè, direi di continuare comunque e andiamo davvero nel tunnel. Diciamo che questo è stato solo un assaggio di quello che effettivamente sarà la vera esplosione. Ah raga, poi ovviamente per chi non l'avesse già capito, questo qua è naturalmente un backup del mondo. Comunque raga, continuiamo qua all'esterno. Qua abbiamo la nostra fattoria che abbiamo costruito con Roby, chissà chi di voi se la ricorda. Qua ci sono tanti bottoni, quindi devo stare molto attento a non beccarli. Qua metterò poche TNT, credo, perché ci sono un botto e intanto sto laggando come una bestia. Comunque ci sono pochi bottoni, cioè ci sono tanti bottoni, scusate. E questi ho paura che facciano esplodere il mondo e ecco, voglio evitare. Bene, continuiamo. Qua abbiamo il nostro sottopasso. Intanto io ho riempito il mio mondo di torce, che ovviamente non vedete grazie alla mia texture pack. E niente, è difficile vedere dove dobbiamo andare.
Comunque qua faccio un piccolo continuo che ci collega fino a questa stanza. Non so se ve l'ho mai fatta vedere in video effettivamente. Anche qua ci sono un sacco di pressure plate, quindi dobbiamo stare molto attenti a non beccare nulla, ecco, esattamente in questo modo. Comunque continuiamo con la TNT qua. Perfetto, raga, ho riempito tutto il sottopassaggio. Qua abbiamo una casetta, direi di riempirla anche questa per bene, tipo così, direi che può bastare, direi. Ok raga, sto circondando il magazzino che ho costruito per Roby. Anche questo non so se ve l'ho mai fatto vedere in video in realtà. Sinceramente mi sto chiedendo da questa esplosione che fine farà il mio computer. Però, hey, va bene, ho un bel computer e va bene, distruggiamolo. Comunque, continuiamo sopra gli alberi di qua. Dovrebbe essere tutto collegato teoricamente. Le TNT hanno un raggio d'azione abbastanza ampio e ne sto piazzando un'infinità. Qua tutti i poli li circondiamo e direi che è una bella roba. Qua ho messo dei barrier block, naturalmente craftabili grazie al mio datapack, perché almeno non escono di là. Cheat, pulcino che stava a correre. Oh madonna santa quante uova. Comunque proseguiamo subito di qua. Il vecchio magazzino di Roby che ho distrutto. Queste pressure plate non le voglio neanche lontanamente vedere. Ok, sto laggando, che belle tirate di lag, davvero pazzesche. Comunque, qua ci colleghiamo, perfetto. Abbiamo la casa nella montagna di Davide e Roby, che abbiamo costruito con tanto affetto un bel pomeriggio d'autunno, se non mi ricordo male. Comunque, continuiamo e anche qua dentro riempiamo per benino. Questa è una zona molto bella del mondo, secondo me, e ci teniamo molto. Qua distruggo tutte le pressure plate, che non voglio neanche lontanamente vedere, che mi fanno attivare tutto il meccanismo. Anche questa leva la tolgo, sinceramente, ecco, non devo evitare problemi. Quindi continuiamo ancora di sopra. Qua c'è la stanza di Roby. Oh, quante belle pressure plate che avevo messo, me lo ricordo. Qua sto distruggendo un po' a mano per evitare, ecco, come vi ho appena detto. Ok, direi che così basta e avanza. Facciamo così e riempiamo tutto. Stanza di Davide è riempita tantissimo, ragazzi. Quindi possiamo continuare al piano di sopra. Oddio, non c'è neanche più l'entrata a questo punto. Comunque possiamo salire. Mamma mia, sto facendo un devasto, raga, è bestiale. Non mi immagino cosa succederà quando farò partire l'esplosione, la reazione a catena. Succederà un devasto più totale. Qua ci sono delle pressure plate, devono andarsene instant. Comunque, raga, ultima cosa che mi sono preparato per la casa nella montagna è salire sopra e rompere le due botole che ci portano fino al cucuzzolo della montagna. E anche qua metteremo un bel po' di TNT. Certo che ci devono essere. Raga, mi sono dimenticato di collegare la mia scritta auguri. Adesso la collego subito, non vi preoccupate. Ok, raga, scritta auguri riempita. Quindi vediamo che cosa ci manca. Qua manca la casetta che ho costruito sulla montagna. Questa non credo di avervela fatta vedere. Ve la faccio vedere subito. Grazie a questo slime block veniamo subito portati di sopra nella casetta ed è un meccanismo che mi piace troppo. Comunque, questa casetta è bellissima. Credo di averla costruita molto bene. Credo, perché io rispetto a quello che costruisco di solito, ecco, questo è un enorme passo avanti, direi. Comunque, anche questa la riempiamo senza pietà, ragazzi. Perfetto, anche qua tutto collegato. Passiamo al meteorite che direi prima di spegnere. Perché sì, ecco, forse è meglio non far accendere le TNT per colpa di questo. Comunque riempiamolo anche questo per benino, esattamente, perfetto. Perfetto, proprio così come volevo. Ok, raga, facciamo un check di questa zona, che è la zona dietro, come la chiamo io, ecco, vediamo. Ok, là tutto il devasto c'è già stato. Qua, ok, direi che abbiamo riempito abbastanza bene. Possiamo passare allora di qua. Devo spegnere tutto il fuoco. Benissimo, fuoco l'ho spento, quindi colleghiamo tutto da qua. Ah, oh, perfetto, una bella striscia di TNT come piace a me. Comunque così dovrebbe esplodere senza alcun tipo di problema. Ma sinceramente poi le farm non so se mettere le TNT oppure no. Ne metto un po' così a random intorno perché effettivamente non ho una grande idea di come possiamo farle esplodere meglio. Perfetto, tutto qua riempito. Facciamo passare da qua tutto il collegamento. Lo facciamo arrivare al magazzino in questo modo, esattamente per il viale. Ovviamente colleghiamo le varie casette, che ecco, anche queste rappresentano molto. Continuiamo anche di qua che c'è l'altra casetta dei semini, ovviamente. E arriviamo fino al magazzino, ecco. Ecco, questa è la zona principale che deve saltare più di tutte, insomma. Boh, raga, secondo voi l'ho riempito abbastanza? Ok, mi sono impegnato qua, mi sono impegnato e quindi qua voglio una bella esplosione di quelle proprio poderose che se le ricordano per il resto della vita. Comunque dobbiamo passare al nostro piccolo castello. Ok, ho messo questa striscia di TNT coperta e al sicuro, in questo modo non si può attivare a caso, quindi usciamo pure da qua, dal magazzino, e abbiamo collegato tutta questa zona.
La zona degli alberi, sinceramente, non ho tutta sta voglia di farla esplodere. E non lo so, possiamo fare passare qualche TNT per andare al porto, però non di più. Ok, tutto collegato. Allora, adesso direi di andare alla mia skin. Andiamo in questo modo molto velocemente, almeno è tutto collegato, questo ne siamo certi. Andiamo fino alla mia skin, perché lì voglio fare una bella esplosione, perché, hey, è la mia skin, quindi deve esplodere. Hey! Ok, questo mi sembra autolesionismo indiretto. Comunque, ci sta un botto. E continuiamo. Qua c'è l'acqua, però sinceramente non credo che sia un grande problema. Comunque continuiamo con le TNT e colleghiamo e facciamo saltare per aria tutta la mia skin. Ed ecco qua. Ok, la skin l'ho ricoperta come potete ben vedere. Allora direi di passare qua al cerchio che ho fatto. Com'è che si chiama? Sfera? Sfera? Sì, dai, chiamiamola sfera. Sfera di ghiaccio che ho fatto. Non so perché l'abbia fatta, sinceramente. Però mi piaceva l'idea, quindi hey, l'ho fatta. E quindi se è tutta ricoperta è molto più divertente il griff. Comunque direi di continuare qua sotto che avevo fatto un passaggio. Mi ricordo, avevo fatto questo passaggio per arrivare direttamente da sotto a sopra, ecco. Ed era questo che ho sempre utilizzato. Vediamo se qua si collega. Sì, ok. E qua facciamo saltare il ponte. Perfetto. Bene, piantagioni e altra casetta riempita. Allora passiamo alle allevamenti. Piccolini, piccolini ce li ho sempre avuti così effettivamente. Raga, mi sto rendendo conto solo adesso di quanto effettivamente sia grande il mio mondo, non ci avevo mai pensato. Comunque continuiamo a collegare, arriviamo al punto forte che è la torre, ragazzi, la torre, come possiamo non distruggere la torre? Oh, che bello vedere l'interno della torre, o perlomeno del primo piano, così riempito di TNT. Adesso devo vedere quello che posso fare per gli altri perché è un po' più complicato qua. Perché sopra non ho ancora costruito niente, ho fatto un po' di piedistalli. Ok, perfetto, l'ho riempita sia fuori che dentro e questa esploderà in un modo colossale, ragazzi, non avete idea. E poi altra parte importante direi che è la stella là sopra, come cavolo è la base spaziale, ecco. Raga, e se io come collegamento avessi fatto sta roba con le TNT? Sì, ok, ho usato i comandi naturalmente, però avevo proprio voglia di farla, tanto sto qua è un griffing, ragazzi, tanto per farvi divertire, per farvi vedere un po' di esplosioni che piacciono sempre a tutti, lo so che siete tutti dei piccoli piromani, non venite a dirmi che non è così perché io lo so, io vi conosco tutti quanti, anche se non è per niente vero, comunque io vi conosco in qualche modo e quindi so che siete tutti un po' piromani e quindi volete vedere tanto esplodere il mio mondo, quindi eccovelo qua, esplodere. Raga, vi sembra abbastanza ricoperto oppure no? Ho messo anche dentro tutto. Comunque, raga, io farei anche esplodere perché sinceramente la farm di ferro c'è un botto di acqua e non voglio sinceramente mettermi a farla esplodere perché ci metterei 3 anni. Semmai sopra il magazzino, ecco cheat, non riesco a salire sul mio stesso magazzino, mi sembra molto interessante come cosa. Oh, non ce la faccio, eh? Ok, perfetto. Direi di mettere altri TNT un po' così random che comunque aumentano il danno dell'esplosione. E raga, faccio un piccolo check nella mente se mi sono dimenticato qualcosa effettivamente e poi direi che possiamo far esplodere il mondo. Ah, mi sono dimenticato la metropolitana, ecco, forse questa devo mettere, un po' di TNT perché ecco una parte importante. Perfetto, l'area dell'entrata metropolitana l'ho riempita, metto un po' di TNT ancora più intorno, almeno come dico sempre aumenta il danno dell'esplosione. E raga, non mi sembra di essermi dimenticato niente. Allora, i sotterranei non volevo farli. Perché i sotterranei, raga, è un casino. Cioè, è un casino pazzesco fare i sotterranei. Però ci posso provare, dai, perché se faccio un tunnel che scende qua. Sì, ci posso provare invece. Oh, perfetto, raga, un bel tunnel, l'abbiamo fatto. Quindi qua direi di mettere un po' di TNT, non so quante ne metterò, sono sincero, perché. Perché succedono ste robe? Vabbè, comunque perché qua sotto non so neanche se lo farò vedere nel. Come cavolo si dice? Nella replay mod con la visuale. Perché qua è un bel casino, raga, far vedere tutto. Però così va bene, secondo me. Comunque, raga, in spettatore 3, questa qua ovviamente, faccio un piccolo check qua. Sì, mi manca la fontana. Bene, questa l'ho ricoperta estremamente, anche più del razzo. E oh raga, non mi sembra davvero di essermi dimenticato niente. Ok raga, ci siamo. Come potete vedere sto registrando con la replay mod. Fra poco partiamo con l'esplosione. Quindi raga, l'esplosione parte fra 3, 2, 1 e via raga! Io mi devo subito levare, ovviamente sono andato in spectator. Almeno posso anche prendere tutta l'esplosione nella sua magnificenza. Oh mio Dio.
Oh mio Dio. Oh. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ma che devasto. Pazzesco, raga, che devasto. È una roba impressionante. Mai vista un'esplosione del genere. È una roba impressionante, raga. Sta esplodendo tutto. È esploso tutto. È esploso tutto. Pazzesco. Pazzesco, cosa sta succedendo? No, vabbè, ma è una roba pazzesca, raga. Non ci credo, anche le piantagioni se ne sono andate proprio di trasgressività. Vediamo la torre. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, cosa è successo? Cosa è successo? Ok, raga, l'esplosione è totalmente finita, come avete potuto vedere, spero, almeno. No, mi sono dimenticato la scritta YouTube. Vabbè, pazienza, questa deve rimanere, visto che questo è un video su YouTube e non volevo farlo esplodere. Scherzo, me lo sono dimenticato. Comunque, raga, guardate voi il devasto. Pazzesco, mai visto un griff del genere. Ma è, cioè, davvero è esploso tutto. Guardate la montagna, non c'è più. Cioè, qua c'era una montagna, bella grossa anche, non c'è più. Qua una collina c'era, non c'è più niente, raga. Non c'è più niente. Vediamo sotto qua cosa è successo. Oddio. Oh, anche qua un bel casino l'ha fatto l'entrata, eh. Davvero impressionante. Le piantagioni, come ho già detto, se ne sono andate proprio. Non... Davvero, il magazzino dov'è? Dov'è il mio magazzino? Non lo vedo dov'è. È impressionante, ha raso al suolo tutto. Piccola gaffe, raga, mi sono reso conto che adesso ero in creative, perché per andare in spectator sono passato dalla creative e poi ho fatto F3 più N. Vabbè, poco importa, tanto il griff è stato già fatto. Comunque, raga, questo è il risultato del griff e direi che non è poco. La costruzione che è resistita meglio è stato il castello, perché anche quello che ho riempito di meno, effettivamente. Comunque, raga, direi che per questo griff può essere tutto. E, raga, vi auguro buone feste, buon Natale, buon Capodanno. Qualunque tempo voi stiate guardando questo video, vi auguro il meglio, ecco, per la vostra vita. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e vi ricordo di lasciare un like se non l'avete ancora lasciato e di iscrivervi al canale. Mi raccomando, condividete questo video, questo griff pazzesco, perché è davvero, secondo me, anche molto divertente da vedere. È bello, interessante. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. A un prossimo video. Bella!